po' per il maltempo, abbattutosi su Napoli, un po' perché effettivamente antichi palazzi e monumenti della città soffrono la mancanza di manutenzione, è stato registrato un nuovo episodio che ha richiesto l'intervento di vigili del fuoco e polizia municipale per proteggere l'incolumità dei cittadini. Il campanile di Santa Chiara, il complesso monumentale trecentesco, ubicato nel centro storico, in via Benedetto Croce, è stato transennato la sera di martedì 22 luglio ed è stato portato avanti un intervento indirizzato alla presenza di alcune piante, nello specifico arbusti di fico che sporgevano dal secondo cornicione, a una quindicina di metri di altezza, considerati pericolosi. L'intervento ha richiesto per lungo tempo il blocco del flusso di mezzi di trasporto impegnati nel rifornimento di attività commerciali di zona, nonché lo scorrimento delle auto di residenti autorizzati nelle strade vicine e il flusso pedonale, quest'ultimo costretto ad accedere attraverso uno stretto corridoio. In molti hanno chiesto informazioni accurate agli agenti di polizia municipale e anche ai negozianti dell'area sulla salute strutturale del monumento. Una richiesta di informazioni che si è trasformata in vera psicosi sulla possibilità di caduta di calcinacci dal monumento e che è legata all'atroce ricordo della tragica morte del 14enne Salvatore colpito da calcinacci alla galleria Umberto I. Abbiamo intervistato il consigliere della seconda municipalità, Pino De Stasio, tra coloro che hanno fatto presente all'autorità competente la necessaria rimozione degli arbusti a ridosso del campanile di Santa Chiara. Pino De Stasio, cosa è successo qui a ridosso del campanile di Santa Chiara? Beh, da tempo abbiamo segnalato che sul secondo cornicione del campanile c'erano delle piante di fichi addirittura, perché tu sai, spesso gli uccelli defecano e quindi lasciano i semi negli interstizi dei marmi. E questo aveva creato, come vedi, tutta una serie di alberature molto ampie e potevano creare pericolo per la pubblica incolumità. Quindi ho fatto un esposto in data 14 luglio, devo dire immediatamente dopo pochi giorni sono intervenuti i vigili del fuoco. Ora la zona è transennata perché devono fare delle verifiche tecniche sui cornicioni. Cosa possiamo dire in merito alla manutenzione qui, non solo della parte verde di Napoli, ma proprio anche degli edifici della città? E la manutenzione evidente ha necessità di risorse economiche. Come sai, dal governo Monti, passando per il governo Letta e finendo adesso al governo Renzi, le risorse per gli enti locali sono molto molto esigue. Noi auspichiamo che giungano oltre i 100 milioni per il centro storico, che tra poco saranno spesi sia per le strade che per i monumenti più importanti, ci siano risorse anche per l'ordinaria manutenzione di detti monumenti, perché una volta risistemato un monumento c'è una necessità di manutenzione costante, annuale, continua.